No, è andato tutto bene. Ah, eccolo, guarda. Bentornato. Che sorpresa. Buon pomeriggio, padre, ci siete mancato. Anche voi a me. Oh, sì. Salve, Zacharias. Bentornato. Hai visto? Sì. Padre, no? Gonzalo, cosa fai qui? Pensavamo fossi in viaggio verso la Guajira. Come vedi, no, sono tornato. Temporaneamente o per restare? Devo ancora vedere. Come stai, Maria? Sconcertata. Come me. Sai per quanto tempo ti fermerai in paese? Prima devo occuparmi di una cosa urgente. Certo, le vie del Signore sono imperscrutabili. Sì, esatto. E verrai alla messa? Quale messa? La messa da Dio per Don Celso e i suoi pupilli. In questo caso è probabile che ci vedremo lì. Ti senti bene? Perfettamente, Maria. E a quanto vedo anche voi. È così. Come non mai? Non ti vogliamo intrattenere, Gonzalo. Avrai molte cose da fare. A più tardi. Maledizione. Lascia, faccio io. Cos'hai? Sono nervoso. Questo non c'era bisogno di dirlo. Qual è la causa? Tu. Io non ti ho dato motivi. Credo di sì. È bastato che lui tornasse per farti diventare diversa. Diversa? Sì, come eri prima della sua partenza. Fernando, queste sono solo tue paranoie. Lo sono. Vuoi andare avanti con il nostro progetto di avvicinarci l'un l'altro? Non cambierà niente. Spero sia così. Ma il ritorno di Gonzalo mi preoccupa. Non sappiamo neanche se resterà. E ora va a metterti la giacca o arriveremo tardi in chiesa. È vero quello che ho sentito. Gonzalo è tornato. Sì, zia. Ma quando? Oggi pomeriggio. L'abbiamo incontrato in piazza mentre tornavamo alla villa. Questo cambia le cose. Cosa vuoi dire? Che con Gonzalo in paese sarai incapace di mantenere la promessa di dare un'altra opportunità a Fernando. Ti sbagli. No. L'espressione con cui sei tornata non mi inganna. Prima non sapevo a cosa fosse dovuta, ma ora sì. È per lui.